Ciao a tutti e benvenuti al Pour Parler, variante del mio talk show che trova differenza in una ripresa all'aria aperta. Quest'oggi sono nel mio terrazzo a casa mia e sono in compagnia di Daniele Bianchini. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Allora, iniziamo la puntata come inizio le altre. Sapendo i tuoi dati generali, quando sei nato, dove vivi e di cosa ti occupi nella vita? Ah, sono nato il 17 maggio del 1975. Tra poco, 17 maggio. Fra un mesetto, e a Foligno, e Folignate Doc, e ci tengo a sottolinearlo. E mi occupo, faccio l'insegnante alla scuola alberghiera, ho sempre, diciamo, sono sempre stato dietro ai fornelli, sin da quando ero piccolo. Quindi arte culinaria. Sì. Allora, oggi è una giornata molto importante, secondo storia, perché è la Domenica delle Palme. Ti faccio una domanda. Sei credente? Molto, diciamo che la fede è proprio parte della mia vita, una parte molto molto importante, molto molto, e diciamo è veramente molto importante in tutto quello che faccio durante la giornata, dalla mattina quando mi sveglio fino alla sera quando vado a dormire. La fede, il credere in Cristo è qualcosa di fondamentale e che mi ha aiutato tantissimo nella vita e che vorrei che potessi aiutare anche altre persone. Spesso mi faccio anche portavoce di questo. Secondo te esistono persone atee oppure no? Tutti crediamo. Io credo che... O chi dice, cioè io non credo perché... Diciamo che su questo mi viene un po' da ridere in questo senso, che magari quelli che si dimostrano atei nel corso della vita poi quando arrivano a un certo punto a qualcosa che non giorno a credere, secondo me. Una frase per me molto importante: è tutto possibile a chi crede? Sì, nel senso che non vuol dire credere, solo credere, infatti, in Dio. Stavo per rispondere questo, okay. Cioè, se uno crede, diciamo che poi anche questa nella mia vita, oltre alla fede, ogni volta che ho creduto in qualcosa, poi con fatica, con sudore, con tanta, come si dice a Foligno, appunto, tanta tigna, uno arriva a ottenere quello che vuole, ovviamente nei limiti, non è che uno si può porre, diciamo, obiettivi più grandi di quelli che sono, però nel limite poi bisogna sempre un po', diciamo, appunto, fare, accontentarsi, diciamo, di quello che uno ha. A proposito di fede, ecco un'altra cosa che questa magari non che mi ha cambiato la vita è stato a 30 anni quando sono andato in Venezuela lavorando nel settore della ristorazione, vedendo molto spreco, molto, diciamo, molte cose, diciamo, superflue. E anche la vita mia era abbastanza, non dico superficiale perché comunque credevo in Dio, però molto un po' così, come tutti i ragazzi, vengono in scuola a fine settimana, c'è soldi da spendere, li spendi, così. E ho, come si dice a Foligno, scapocciato e sono partito in viaggio in Venezuela con un ragazzo che mi ha accolto e ho fatto un'esperienza, chiamiamola di volontariato, ma che mi ha completamente cambiato proprio la vita. Sì. E tipo, me ne puoi parlare? Sì, diciamo che avevo 30 anni più o meno, ho chiesto delle informazioni, alla fine questo ragazzo mi ha adottato, tra virgolette, a portarmi con lui, pur non conoscendo minimamente, ma portato in Venezuela. Lì questa, diciamo, chiamiamola missione, ma non è proprio una missione, è una missione quando alla fine l'hanno fatta loro nei confronti miei. Andavamo, diciamo, a portare delle cose a questo popolo del Venezuela che aveva delle difficoltà, tramite i padri Lignani, e lì io stavo con un seminario, diciamo, e lì ho, diciamo, mi sono molto riavvicinato, andavo in chiesa anche prima, ma la chiesa qui delle volte non è proprio
giusta, mentre lì vedevi proprio i preti che ballavano la salsa, sempre contenti, ridevano, andavano a trovare i poveri, i malati, cioè molto vicini al popolo, umani, li vedevi, dicevi, umani. E quindi dicevi, è una cosa bellissima. Manca l'umanità al tuo pensiero? Qui manca oggi tantissimo. Purtroppo, una cosa che io ho sempre pensato, è che poi quando uno sta in quei posti, che ridiventa umano, ritorni qui, ti ridistacchi. Perché proprio è, diciamo, proprio purtroppo è il modo di vivere, è un andazzo che non si riesce a cambiare. E purtroppo, anche se uno cerca di fare qualcosa, ma non è facile, perché comunque i ritmi, le cose da fare, sempre di corsa, sempre c'è molto distacco, molto in generale. Io poi insegno alla scuola alberghiera, quindi vedo proprio anche tra ragazzi, tra giovani, non c'è più anche quel fatto che quando noi giocavamo in mezzo alla strada da bambini, neanche esiste più, per colpa nostra, come genitori. Dicevo con delle persone che erano qui prima, che è diventato, tra virgolette, antico vedere bambini che giocano a palla sulla strada. Non stanno proprio più. E la colpa è la nostra. Cioè, io sono un genitore e la colpa è anche la mia, perché no? Un giorno mangiava pericoloso, quell'altro è pericoloso. Per questa campana, delle volte si preferisce magari fargli giocare mezz'ora con un tablet, piuttosto che magari fargli fare qualcos'altro. E la vita per te, secondo il tuo punto di vista, è fatale o no? Fatale nel bene e nel male, nel senso come imprevedibile. È imprevedibile? Sì, beh sì, è imprevedibile. È anche quello bello. Sì. Parlando di arte culinaria, mi parli di quando hai iniziato, come hai iniziato e se hai fatto delle ricette al riguardo? Allora, diciamo che il tuo percorso. Sì, ho iniziato da, ecco, avevo più o meno 14 anni, quando ho iniziato a frequentare la scuola alberghiera. Mi è sempre piaciuto, diciamo, lavorare con, manipolare gli alimenti. È una passione che è una passione dura, perché poi dopo è un mestiere che si fa quando gli altri si divertono, no? Quindi io lo dico sempre anche ai ragazzi a scuola, cioè ricordatevi che se scegliete questo mestiere, voi lavorate quando gli altri si stanno divertendo, a Natale, a Pasqua, a Ferragosto. Però è una cosa che dà soddisfazione, perché comunque sia uno crea qualcosa. Ho iniziato appunto a 14 anni più o meno, ho cominciato quasi subito a girare il primo passo, l'ho fatto per dire a Ponte Santa Lucia, 9 km, poi sono stato a Colfiorito, poi sono stato a Pesaro e poi cominciavo a girare un pochettino nelle zone marittime, e quindi a fare delle esperienze. E la cucina è sempre una scoperta, perché comunque uno può sempre creare qualcosa di nuovo. E una delle passioni che ho, ad esempio, di tutte le cose che si possono fare in cucina, sono, forse anche perché mio nonno lo era, è un fornaio, tutte le cose che gli lievitano, perché è come se uno dà vita a qualcosa, no? L'uomo non può dar vita a niente, fondamentalmente la donna magari cresce un bambino, no, all'interno della pancia, e l'uomo che non può fare niente, magari creare un impasto. Posso permettermi? Facciamo l'augurio a quel ragazzo, a Matteo. A Matteo, infatti, è il pancione che volevo dire. Oggi è nato. Esatto, la domenica delle Palme, ci ricorderemo del 2017 che è nato Davide. Alle 4:50. Credi nelle coincidenze della vita? Sì, sì, perché fondamentalmente, essendo appunto anche credente, ogni volta che è successo qualcosa c'è stata una coincidenza, ma anche delle volte anche di numeri. Quindi faccio un esempio, anche il 17, tu abiti al 17, io sono al 15, non al 17, però c'è scritto il 17, io sono al 17, tante cose sono successe il 17, l'anno scorso ho fatto il concorso più importante della mia, il 17 maggio, il giorno del compleanno mio, tante cose per dire con questo numero, o anche altre circostanze, insomma, mi sono capitate con delle fatalità, come dicevo prima, per cui. Cosa pensi di chi gioca di azzardo basandosi su? Beh, il gioco d'azzardo, diciamo che è una cosa coincidenza con numeri, che qui. Sì,
persone che investono ricchezza o quant'altro su numeri che possono essere importanti, mi segui? Sì, tipo anche il gioco all'otto, per esempio, queste cose qua, no? Che, cioè, di quelli che giocano penso che comunque sia, diciamo, è un... cioè, si giocano anche costantemente, investono somme importanti, è una malattia che purtroppo è come una droga per tante cose, ognuno a modo suo credo che abbia in qualche maniera, diciamo, delle tendenze a, a fare delle cose. Poi ci stanno queste cose che sono più gravi, poi c'è chi fa altre tipi di altre tendenze, però certo, bisogna vedere. Io dico sempre questo, cioè, se una persona è una persona singola che sta a casa sua e vuole spendere tutto quello che gli pare, quando è alla fine non succede niente. Però se uno ha già una famiglia o dei bambini o qualcuno, che è lì comincia a essere un po' i problemi, ecco. Non condanno, perché delle volte, cioè, non è che è una condanna la mia, che bisogna provarci, sì, quando succedono determinate cose e in dei circoli viziosi in quella maniera, quindi non è la mia una condanna, magari hanno bisogno di aiuto. Ti piacciono o ti piace poter creare una piacevole dipendenza con il cibo? Piacevole, credo che sia una delle dipendenze più piacevoli, forse è la più piacevole, non lo so, credo per me sì. Poi magari io non è che mangio cose tanto particolari, perché le faccio, quindi magari mi stufano anche, quindi sono più, diciamo, essendo anche sportivo, mangio cose un po' più leggere. Però ecco, lo sport mio è un po' un gioco d'azzardo, nel senso, una droga anche quella. Corro, quindi è da poco, che corro, non è tantissimo, comunque diciamo che un po' drogato di sport tra virgolette ci sono sempre stato, e è una cosa veramente che non ne potrei mai fare a meno in qualsiasi senso. È interessante, cioè, essere dipendenti dal sport. Sì, cioè, per me sì, diciamo che è una droga tra virgolette sana, però quando crei una ricetta, una composizione, quanto sperimenti? Poco, sinceramente poco, ma non perché non invento le cose, perché delle volte vado molto a intuizione, diciamo, proprio la penso e poi la faccio, non è che sto lì a fare più di tante prove, di solito, oppure delle volte mi capita anche, non so, se latentemente nella testa, darsi di notte, magari mi sveglio e mi viene in mente una cosa, così, come retto il mento, se me la ricordo o beh, no, non lo so, perché delle volte probabilmente non me lo ricordo, però mi viene in mente così. Cosa pensi? Molto intuitivo, ecco. Delle catene alimentari, che sia McDonald's o altrimenti, punto di vista di chi lavora con il cibo, cosa ne pensi? Lo istruisci? Qualsiasi tipologia di fast food secondo me è sbagliata, proprio totalmente sbagliata, perché è tutta puntata sul marketing, tutta puntata su dei servizi, diciamo, che creano fondamentalmente dipendenza anche per i sapori che c'hanno. Lì bisognerebbe aprire una finestra e parlare proprio tantissimo di questo, perché questo chiamato cibo spazzatura purtroppo è una parte del... ormai è aperto anche qui a Foligno, no? Più vicino, e devo ammettere e confessare che mio figlio ha voluto fare il compleanno lì. Per i figli si fa tutto e per una volta si può anche fare. Diciamo che, come tutte le cose prese con, diciamo, le dovute cautele, se uno ci va due volte l'anno non succede niente, tre volte l'anno. Se diventa un'abitudine, ovviamente è una cosa sbagliata, perché comunque gli stili alimentari, diciamo, l'alimentazione nella vita, io quello che dico sempre anche ai miei ragazzi a scuola è che gli faccio sempre questa domanda: ma voi nel vostro scooter, la macchina ancora non ce l'hanno, ci mettereste mai una benzina che lo rovina? Tutti quanti no, assolutamente no. Ah, perché dico mangiare queste schifezze, queste cose? Perché bevete dalla mattina alla sera l'extra tè? Anche quello, cioè, uno no, due settimane, però
la mattina vedi questi ragazzi Coca-Cola, patatine, cose che magari escono al McDonald's e non sanno più neanche apprezzare, a forza di mangiare queste cose qui, le cose veramente genuine. Quindi questo porta a, diciamo, a proprio rovinare anche il gusto per il cibo veramente buono. Siamo quelle che mangiamo? Credo proprio di sì. Sì. E sei felice del fatto che l'Italia, il Made in Italy italiano nell'alimentazione, e vince proprio? Sì, sono orgoglioso ovviamente, credo che anche la mia passione deriva dall'essere nato in Italia, no? Perché comunque abbiamo talmente una vastità di prodotti di ogni tipo e anche una varietà, basta già da qui a Foligno, si sposta già a Spello o a Rigotorto o a Spoleto, cambia, e quindi una varietà di ricette regionali. Parlando di cognome, mi parli del tuo cognome di origine bianco o bianchini, mi dicevi prima? Sì, no, diciamo che come soprannome, diciamo che già da quando andavo a scuola, da quando uno comincia a chiamarsi per cognome, da bianchini tutti quanti bianco, e quindi quasi tutti, diciamo, mi chiamano bianco, anzi è forignato proprio blu, bianco, ovviamente apposta. Ho chiesto a te questa curiosità, ti ho chiesto perché Inno White, White bianco. È una bella coincidenza. Anche questa è un'altra coincidenza. Inno White, cioè in bianco, la puntata in bianco, perché abbiamo fatto una puntata senza adesso, però te l'avevo promesso che l'avremmo fatta. Così. Allora, mio caro, devo comunicare che siamo anche di questa puntata. È volato già il tempo. E ringrazio tantissimo. Allora, ricordo il mio canale YouTube, che è youtube.com/theporparlé. Cercate di mangiare bene, sempre, fate attenzione a quello che mangiate e vi auguro buona vita a tutti. Ciao!